Buongiorno, come vedete se ne sono andati tutti, siamo rimasti solo noi, ma oggi ce ne andiamo anche noi, tanto poi sabato dobbiamo rientrare a Torino e poi partiamo praticamente subito la sera perché ci reincontriamo con la tribù questo ponte del 1º maggio, andiamo in Valle Argentera, quindi saremo di nuovo tutti insieme. Oggi è la giornata più perfetta di tutti questi giorni che sono venuti. Non c'è una nuvola in cielo, sole a palla, si sta da Dio, non c'è un filo di vento, non c'è nessuno, solo gli uccellini. Devo dire che questo posto mi ha sorpreso, lo conoscevamo da tanto, però era un posto abbastanza conosciuto, quindi non pensavamo in realtà di non trovare così tanta gente. Perché comunque fondamentalmente questo posto è molto bello, però appunto non ci venivamo perché pensavamo ci fosse troppa gente. Invece, si vede che siccome è andato in disuso, diciamo, questa area sosta, tra virgolette, non ci viene più nessuno. Adesso aspetto Stefano che finisca di farsi la doccia, poi prepariamo tutto e ce ne andiamo. Arrivati nel nostro posto preferito, in uno dei. Sì, è vero, l'ho già detto in altri almeno 10 posti. Ogni volta che arrivo in un posto che mi piace, sembra che non ci sono mai stato. Questa cosa è ottima, così non mi stufo dei posti. Sì, dopo 3 giorni magari mi rompo le palle e le cambio piuttosto. Oggi siamo stati praticamente un paio d'ore a fare il sapone, finalmente siamo riusciti a fare sto sapone. Che però ha bisogno di riposare, poi dopo vanno tagliate a saponette, poi lo proviamo e poi se vediamo che funziona lo facciamo anche provare a qualcuno della tribù, se vediamo che funziona e magari non si sa mai che si potrebbe anche magari vendere, altrimenti lo usiamo noi, ben venga. Domani vorrei farmi una bella passeggiata e ora non ci resta che goderci questo meraviglioso posto. Ah, buongiorno, che giornata fantastica. Allora, ieri ho messo la fototrappola lì, non si sa mai, non si sa mai, andiamo a verificare. Niente. Nessun animaletto preso, no, perché ieri vedevo delle tracce, però tipo questa. Solo che si vede che era magari di qualche giorno prima. Vabbè, comunque tanto noi siamo ancora anche stanotte a dormire qua, quindi la lascio lì e sono spenta. Eccoci qua. Cappellino, perché comunque c'è un po' di sole, è velato, eh.
però c'è un po' di sole, non si sa mai che mi prendo un'insolazione, anche perché sono le 11, però fa freddo, in realtà cioè, sono in maniche corte, ma inizia a tirare leggero vento, però è bello fresco. L'obiettivo non è morire, ma l'obiettivo è farsi una passeggiata in salita, perché faremo almeno 200-300 metri di dislivello, niente di particolare per carità, però per me che sono sempre fermo sicuramente fa. E poi perché lassù voglio andare a vedere com'è, anche se ora non ci si può arrivare coi mezzi perché c'è ancora la sbarra, voglio andare a vedere se ci sono delle frane, voglio andare a vedere se ci sono, magari se c'è ancora neve per il sentiero, per il percorso, pura curiosità. Ok, siamo su asfalto, ma dopo diventerà sterrato. Fatica, ma è giusto farlo ogni tanto. Stiamo qui soltanto più stanotte, domani scendiamo giù, andiamo a Torino, anche perché dobbiamo fare le saponette, perché il sapone dopo poi un giorno si solidifica, perché noi l'abbiamo messo in un contenitore unico, e un blocco di sapone. Poi dobbiamo fare le saponette, quindi dobbiamo scendere a fare questa cosa qui. E poi ci incontriamo con tutta la tribù, quasi tutta, in Valle Argentera, all'apertura. Perché dovrebbe esserci poca gente, anche se sì, è il 1° maggio, poi lunedì, però sabato siamo diretti tutti in Valle Argentera. C'è anche Luca, il ragazzo con il mezzo che comanda su tutti. Poi ci sarà Marco, Fede, Sara, forse Roberta, un po' di gente, insomma. Ci siamo un po' tranquilli in Valle Argentera, poi penso che inizierà, cioè apriranno poi tutti i colli, i passaggi, e quindi andremo a visionarli tutti, quelli che conosciamo, perché poi inizia a far caldo e noi ce ne vogliamo andare su. E abbiamo poi in progetto un viaggio che avverrà, non lo so, penso a giugno. Comunque a giugno si parte, se tutto va bene, se Ferro Battuto ne ha voglia. Ok, pausa acquetta, assolutamente. Tanto nello zaino ho portato soltanto la giacca antivento, l'acqua e un coltellino Victorinox, quelli svizzeri, non si sa mai, anche se dubito, però. Ho deciso di farmi la direttissima di qua. Devo salire fino lì, perché se no la strada mi fa tutto quel giro lì e poi risale. Quindi me la faccio da di qua, tanto sono da solo, non c'è Elisa e posso farlo. Nel frattempo qui, essendoci la sbarra, non viene nessuna macchina. Ho già visto come si chiamano, caprioli a destra e a sinistra, vabbè, cacche di lupo, impronte, una marea. Fantastico, però cielo bello, vista lì, cioè vista, c'è uno schifo sulla città, però proseguiamo. Eccoci qua. Sempre bello, eh? Qui sì. Cosa sarà? Allora, sono le 11:40, quindi proseguo ancora un po' di qua e poi torno indietro, che ho già fatto abbastanza per il mio fisico. Sta stradina. Vediamo dove porta sta stradina. Comunque sono in maniche corte, ma il vento è ancora frizzante, eh? Madonna, che posto!
Mi piacerebbe molto venire qui col ferro battuto, però non lo so. Questo, boh, il mio obiettivo l'ho raggiunto. Ora si scende anche perché devo andare un bel po' sotto. Qua fantastico, fantastico. Eli, preparato a mangiare, tanto, tantissimo cibo, mi raccomando, tutto il camper mangio come arrivo lì. No, 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 amore, se no che cazzo di senso ha avuto che hai fatto tutta quella spacchinata esagerata? No, 100 grammi di pasta. Ok, allora non vengo neanche lì. Proseguo dritto e vado a mangiare da qualcuno che fa 400 grammi di pasta. Ciao. Sono l'una e cinque. L'una e cinque. Sono partiti alle 10:50, quindi abbiamo fatto 2 ore e un quarto. Sono fermato to 5 minuti per bere. Oh sì, devo mettere assolutamente qualcosa sotto i denti. Madonna, ma che tempismo! Ma che scena meravigliosa! Dai, vieni, ti ho fatto i tuoi 200 milioni di grammi. Grazie, buon appetito!